Magari se volete condividerlo potete farlo direttamente attraverso la pagina di Transform Italia. Mi sentite Certo, anche così, vero? sì, Mi devi dare un po' di tempo per farlo, un attimo, dai. prego, prego. Anche Leonardo, se vuoi condividere sul left la Certo, diretta, adesso lo la faccio trovi subito. adesso. La registro anche È per la. certo. Io ho Eccoci. ancora quella vecchia di regia. Noi continuiamo. Allora, intanto grazie a tutti per aver accettato l'invito a presentare il libro. Roberto, che con me ha, insomma, diretto i lavori, oltre che inventato questa ricerca, farà da ospite in questa giornata, in questo appuntamento e ci darà a turno la parola per raccontare un po' che cos'è questo libro e quali sono le cose che ne escono, soprattutto piano piano vediamo di raccontare un po' il percorso, un po' anche gli intenti di questa ricerca e se è possibile vedere anche su questa idea appunto del lavoro, che spazio e che ruolo assume nella costruzione dell'Europa che andiamo vedendo in questi giorni. Però do subito la parola a Roberto che Sì. è sempre impegnato in altre cose e mi tocca fare da spalla ogni volta. No, oggi ci siamo invertiti i ruoli. Sono io che devo fare il ruolo tuo, però nel frattempo sto facendo quello che faccio di solito, cioè condivido e faccio in modo che si sappia, che siamo qui riuniti. Innanzitutto, grazie a tutti coloro che ci stanno seguendo e grazie a quanti partecipano a questa discussione. Fin qui vedo qui, collegati, comincio da lui per, insomma, diciamo così, per noblesse oblige, Heinz Birbau, che è il presidente del Partito della Sinistra Europea, che è collegato direttamente dalla Germania. E poi invece vado per linea di visione, che c'è Alessia Gasparini, che è una giovane collaboratrice di Left di Transform e che ha curato il libro nella sua trasformazione da ricerca al libro. Poi Grazie. vedo Beatriz Casas González, che al di là del nome, che è assolutamente spagnolo, però è collegata dalla Germania e ha fatto l'inchiesta in Germania. Da ultimo vedo Leonardo Filippi, che è validissimo redattore di Left, che è in particolare su Left, tra le tantissime cose che fa, segue moltissimo anche in termini di inchiesta le condizioni del lavoro. Non lo Introduco vedi, io. ma c'è anche Edoardo Esposto che ha seguito dall'Italia la ricerca e che ha collaborato con gli altri ricercatori. Non c'è niente da fare. Morea vuol fare questa parte, non vuol fare quell'altra che deve fare tra pochi minuti. Non farti No, introduco. incontrare. Comincio io perché io ho il doppio ruolo, come è noto, nel senso che sono sia partecipe dell'impresa di Transform Italia, e che come è noto è una piccola associazione che però fa riferimento a un'associazione molto grande, che è Transform Europa, che è il centro studi del Partito della Sinistra Europea, insomma, quindi abbiamo un'attività permanentemente europea, e sono però anche collaboratore quasi permanente, insomma, di Left, finché non mi cacciano. E dunque posso fare gli onori di casa per entrambi. Saluto anche da parte di Simona Maggiorelli, la nostra direttora, che oggi non poteva starci con noi, adesso sostituita validissimamente da Leonardo Filippi, al quale do subito il compito di farci vedere, per quelli che sono collegati, questo libro, perché il libro esce domani in edicola insieme al settimanale. Se vuoi far vedere pure il settimanale, puoi Ecco, farlo. riattivo l'audio perché penso che si veda Sì, solo se parlo. si vede, ecco, copertina bellissima, fatta da Fabio, aiutami, Magnasciutti, Magnasciutti. sì. E dunque domani mi raccomando, subito in edicola a comprare Left e con Left il libro. E ecco, abbiamo anche la Eccolo qua, copertina. anche la copertina.
Anche la copertina di Letto, che si trova in tutte le edicole d'Italia, esce però al nord sabato, invece domani io lo posso comprare direttamente la mattina. Quindi ho questo compito per quelli che ci seguono, di incentivare la lettura, però anche di presentarvi tutti voi a cui do immediatamente la parola, perché come diceva prima, cercando di rubarmi il ruolo, Roberto Morea, a cui invece adesso affido a lui il compito, ci spiega com'è nata questa ricerca, com'è che ci siamo messi in piena pandemia, anzi si sono messi i nostri ricercatori, tu hai fatto il coordinatore di questa nostra ricerca. Pensate un po' a dare la voce, cioè a fare delle interviste, come si chiamano in termini tecnici, semi-strutturate, a lavoratrici e lavoratori in 3 paesi europei, per vedere che cosa pensavano, come stavano. Roberto Morea, dici un po'. Grazie, grazie Roberto. Innanzitutto noi abbiamo immaginato questa ricerca e proposto questa ricerca a Transform Europa già nel 2019, quando ancora non era iniziata la vicenda, diciamo, catastrofica della pandemia, ma che sicuramente un'altra vicenda altrettanto catastrofica andava avanti da anni ed era il silenziamento del mondo del lavoro e degli aspetti legati alla costruzione dell'identità attraverso il lavoro, attraverso quello che fai per vivere. Allora ci siamo chiesti e ci siamo, insomma, abbiamo chiesto più che altro come è possibile ricostruire quell'identità collettiva che è stata l'elemento fondativo per noi per la costruzione dell'Europa sociale che oggi poi viene evocata proprio a Porto nell'incontro che così voleva rimettere in piedi proprio quel pilastro sociale. Ecco, quel pilastro sociale è stato costruito dai lavoratori, dalle lavoratrici che in Italia, in Europa, in Francia, in Germania hanno attraverso le lotte sindacali, attraverso le lotte sociali, costruito quel modello ed era un'identità che è stata preziosa per la costruzione non soltanto di piccoli spazi di confronto retributivo, salariale, ma proprio nella definizione, per esempio, del piano sanitario, della difesa dei diritti universali. Ecco, questa identità è mano a mano scomparsa e insieme a questa scomparsa sono scomparsi quei diritti. Tant'è che oggi viviamo questa crisi della pandemia proprio in mercé, diciamo, delle multinazionali farmaceutiche che hanno sostituito il ruolo che gli stati e i diritti, appunto, conquistati avevano affidato per conservare, per erigere quello spazio di democrazia e di sicurezza sociale che tanta fatica ci è costato. Allora, la nostra non è stata un'inchiesta scientifica con numeri che insomma abbiano quel carattere demoscopico per raccontare la trasformazione, ma piuttosto un'inchiesta individuale, un'inchiesta sociologica per raccontare, per dare voce ai soggetti in carne ed ossa, alle donne, agli uomini, ai lavoratori con contratto e ai precari, a quelli senza lavoro, ai migranti. Ecco, tutto questo variegato mondo, come percepisse la propria condizione e in che modo lo mettesse in relazione alla vita che fa e alle prospettive future. Io non dico di più perché poi sono sicuro che Bea e Edo entreranno nel dettaglio e quindi ridò subito la parola e vedo che si è aggiunto anche Andrea Lamprese che con noi ha lavorato anche, diciamo, a dare un quadro giuridico alla dimensione del lavoro e alla sua trasformazione. Questo penso lui poi ci dirà meglio.
constatato che Roberto Morea continua a rubarmi il mestiere, e questo dentro un luogo lavorativo sarebbe stato ragione di conflitto. E adesso passo la parola ad Alessia Gasparini, che ha varie caratteristiche, come ho detto prima, di essere giovane, donna, precaria, giornalista, capace di fare attività come in questo periodo ha fatto insieme a noi nella promozione di una nuova impresa che stiamo cercando di fare, che è quella di mettere in comunicazione media di sinistra, come Lefte, come altri, molti ne abbiamo trovati in Europa, proprio per diffondere, diciamo, un punto di vista di un'opinione pubblica di sinistra. Come diceva bene Morea, naturalmente l'identità del lavoro è fondamentale, il lavoro che c'è, il lavoro precario, il lavoro negato e quant'altro. In questo caso però Alessia ha fatto un lavoro molto importante, perché noi abbiamo scelto di dare la parola a lavoratrici e lavoratori che sono stati intervistati, e lei ha reso queste interviste, che poi potrete leggere tutti voi perché vi manderemo un libro dove state, insomma, le ha rese racconti, naturalmente rispettando tutto quello che era stato detto, ma ne ha fatto proprio materia di una narrazione per un libro. Dici Alessia, com'è stata questo tuo lavoro? Grazie mille Roberto. Diciamo che il lavoro è stato semplice nella misura in cui, come diceva giustamente prima Roberto Morea, non è una ricerca scientifica, è proprio una ricerca umana. Cioè ci sono proprio delle storie di esseri umani in questa ricerca, bellissime che arrivano dritte, proprio leggendole si capisce subito. Io sono riuscita subito ad immaginarli. Nelle loro caratteristiche fisiche, il loro tono di voce, piuttosto che il loro modo di parlare, che comunque traspare benissimo all'interno delle interviste raccolte appunto da Beatrice, da Edoardo e da Nathan, che oggi non c'è qui con noi, ma che comunque anche lui ha fatto parte di questa ricerca. Quindi da un certo punto di vista è stato molto interessante, uno schiaffo da un certo punto di vista in faccia, perché ci porta proprio nella realtà del lavoro, che come scrivete, adesso non voglio rubarvi la parola dopo, ma diciamo nell'introduzione scrivete benissimo che i dati che spesso ci vengono proposti sono dei numeri che rimangono freddi da un certo punto di vista, mentre questa ricerca fa parlare le persone, cioè traduce questi numeri in delle storie che potrebbero essere le nostre, come quelle di qualcuno che conosciamo, oppure storie lontane da noi, storie che appunto, come ho scritto anche nell'articolo che è contenuto nel libro, sembrano uscite quasi da Black Mirror certe volte, cioè veramente distopiche, tanto che ci viene da chiederci anche da un certo punto di vista, come opinione pubblica in generale, dove siamo stati fino ad oggi, cioè perché non siamo tutti sulle barricate, diciamo, per protestare contro una situazione del genere che magari non ci riguarda personalmente, ma che c'è qualcuno nel mondo che appunto lo riguarda personalmente in modo molto diretto, persone che magari hanno fatto altri percorsi nella loro vita e che si trovano a fare un lavoro che gli serve semplicemente per arrivare alla fine del mese. Questo secondo me è anche molto identificativo della mia generazione, perché molto spesso noi ci troviamo ad avere studiato, perché comunque io ho 30 anni e sono una donna e faccio parte di quella generazione a cui hanno detto studiate perché studiando troverete un lavoro, andate all'università, specializzatevi, interessatevi. E poi è successa una crisi economica terribile, poi è successa una pandemia e quindi il mercato del lavoro si è sempre più chiuso davanti a noi. E questo ha portato a dover fare delle scelte che spesso ci hanno chiamati a riflettere se poi effettivamente quell'identità del lavoro di cui parlava prima Roberto Morea è veramente la nostra identità profonda, o se la nostra identità profonda in realtà non è qualcosa di più, qualcosa di altro. Quindi questo ci chiama forse anche un po' a riflettere su come cambierà il mondo del lavoro e come cambierà il modo di percepirsi dei lavoratori, se rimarrà la dimensione associativa, comunque sindacale, perché nella ricerca è emerso molto quanto l'aspetto sindacale non sia più così centrale o così diciamo accessibile, immediato, rispetto a quanto magari poteva essere 10-20 anni fa sul posto di lavoro. Ci sono addirittura persone che dicono di non sapere dell'esistenza dei sindacati o di avere paura di rivolgersi ai sindacati. Quindi
Anche quella è una dimensione del mondo del lavoro di cui bisogna tenere conto, nel senso che anche la dimensione sindacale dovrà fare un esame, diciamo, del suo modus operandi e capire se effettivamente riflette l'identità dei giovani, le necessità dei giovani, cioè se i 30-40 anni di oggi sono effettivamente inclusi all'interno della dimensione sindacale, anche nella ricerca del lavoro, magari, se ci potrebbe essere magari una presenza più viva all'interno dell'università, che poi alla fine è il primo luogo associativo dei giovani adulti, fondamentalmente, perché è il periodo in cui inizia a mettere fuori il naso nella dimensione protetta, che è quella della scuola, da un certo punto di vista, in cui inizia a cavartela da solo. Quindi potrebbe essere anche lì magari un luogo all'interno del quale si potrebbe riflettere se iniziare ad accompagnare. Sì, ci sono i sindacati universitari che però si occupano di altro poi, effettivamente, almeno insomma da quello che mi ricordo io dei miei anni dell'università. Quindi, e poi c'è la questione che appunto riguarda una buona fetta della popolazione, che è quella della disoccupazione femminile, che è una cosa che comunque viene affrontata molto nella ricerca, ma che ha dei dati allarmanti. Il 98% dei disoccupati adesso sono donne, quindi insomma è un bel problema, anche perché essere una donna nel mondo del lavoro comporta degli ostacoli, diciamo, che magari per un uomo non ci sono, ce ne saranno sicuramente di diversi, ma come ho scritto appunto anche nel mio articolo, ancora oggi, facendo un colloquio di lavoro, capita spesso che ti chiedano: ah, sei una giovane donna, hai intenzione di sposarti, di fare figli, nonostante non sia legale farlo. Ricordiamolo sempre, se ve lo chiedono a un colloquio, rispondete: non, cioè, non sono affari vostri, fondamentalmente. E adesso la dimensione delle donne e il lavoro è stata aggravata ancora di più dallo smart working, che è una dimensione anche questa con cui dovrà fare i conti nel mercato del lavoro, perché ha cambiato completamente il panorama di come si svolgono non solo le giornate, ma proprio l'organizzazione anche appunto umana del lavoro, perché siamo tutti atomizzati adesso, ognuno lavora da casa sua, anche oggi siamo tutti collegati da posti diversi, perché per necessità comunque superiori e insindacabili non possiamo vederci tutti nello stesso posto come una volta. Quindi anche questo sarà una dimensione su cui bisognerà riflettere. Per cui ecco, appunto, questa è una piccola introduzione a quello che poi sicuramente i nostri altri ospiti ci diranno molto meglio. Grazie Grazie, grazie Alessia. Potevi essere una delle persone intervistate, mille. in realtà, e non sono la curatrice. Adesso do la parola a Beatrice Casas. Chiedo a tutti di stare in 6-7 minuti, in modo che rendiamo vivace la nostra conversazione rispetto a chi ci sta ascoltando. Beatrice, puoi parlarci di quello che hai fatto e anche un po' di te, se vuoi, insomma. Grazie, grazie dall'invito e grazie dell'opportunità di aver partecipato in questo progetto così interessante. Diceva prima Alessia che a lei ha fatto molto piacere leggere le interviste e anche a noi ha fatto tanto piacere poter fare queste interviste e scoprire ancora di più su queste esperienze che hanno fatto e fanno ancora i lavoratori e le lavoratrici in Germania, in Italia, in Francia. L'esperienza di Alessia per me è molto simile. Io pure da giovane donna che ho studiato con l'speranza di poi trovare un lavoro in Spagna, di dove sono, mi sono vista in un certo modo, da un certo punto di vista obbligata ad andare all'estero, venire qua in Germania per trovare un lavoro, perché lì da dove io vengo non c'era la possibilità di trovare un lavoro decente. Ed è questa anche l'esperienza che ho visto spesso nelle interviste che ho fatto qua in Germania con i lavoratori e le lavoratrici, appunto anche loro di altri paesi che vengono qua con questa speranza, poi spesso trovano un futuro migliore di quello che magari avrebbero avuto forse nel posto di dove vengono, ma anche a volte tanta precarietà, tanta informalità, tanto abuso e anche spesso dicevano nelle interviste: io non pensavo che in Germania fosse possibile una cosa del genere, non pensavo che in Germania ci fossero questi abusi, queste esploitazioni, che non vieni pagata per un lavoro che hai fatto, che lavori più ore di quanto avevate
accordato, no? Queste cose mi sembra anche importante che vengano messe in chiaro nella ricerca, perché spesso si pensa anche sul fatto di Germania che qua non c'è precarietà, che qua non esistono queste forme di abuso, e invece sì, e non è solamente la realtà dei lavoratori e lavoratrici immigranti, anche i tedeschi si vedono confrontati con questa realtà. Quindi questo mi sembra, magari come una prima idea, importante, un aspetto importante della ricerca, no? Poi anche c'è da dire che non è tutto così nero, mi sembra, che anche qua, almeno in Germania, ci sono stati delle politiche messe a punto per un po' fare fronte alla crisi. Parliamo magari del Kurzarbeit, no? Che sono queste, non so come si dice in italiano, mi spiace, ma tipo l'irruzione degli orari di tempo di lavoro, ma che comunque serve per mantenere i posti di lavoro, no? Quindi lavori meno, hai meno salario, no? Non ti viene pagato completamente il tuo stipendio, appunto, ma comunque è un modo di mantenere i posti di lavoro, una cosa che in altri paesi in Europa non c'è stato. Ma anche qua vediamo che questo per alcuni va molto bene. Io sto pensando adesso ad un lavoratore che già prima aveva delle buone condizioni, non lavorava a tempo full time, lavorava a tempo parziale, e adesso col Kurzarbeit, con questa soluzione di lavorare meno ore e avere meno stipendio, era molto felice perché aveva più tempo per fare altre cose che per lui erano importanti. E comunque riusciva a vivere bene, riusciva a poter pagare l'affitto e tutte queste cose. Però invece c'erano altre lavoratori e lavoratrici che già prima di queste politiche non lavoravano, non guadagnavano abbastanza, guadagnavano magari 600 euro al mese, e adesso con queste politiche di riduzione di ore e di stipendio guadagnavano la metà. Quindi non ce la facevano a pagare le spese basiche, no? Quindi anche lì, anche nella risposta che c'è stata alla crisi, vediamo che ci sono grosse differenze tra i lavoratori e le lavoratrici, anche nello stesso contesto nazionale, come adesso nel caso della Germania. Bene, grazie moltissime Beatrice. Mi pare che potremmo fare un film dopo un libro con questo nostro incontro. Si chiamano Contatti di solidarietà, anche qui da noi ci sono, ma diciamo che risentono di un contesto che è forse peggiore ancora di quello della Germania. Adesso Edoardo Esposto, che invece è italiano, giovane anche lui, è maschio, ha seguito le interviste italiane. Se ci dici qualcosa anche sulle francesi, visto che abbiamo cassato per ragioni di lingua l'esperienza francese. Certo, allora buongiorno a tutte e tutti, grazie dell'invito e di questa occasione di poter parlare di questa ricerca che è stata davvero, come già stato detto da chi mi ha preceduto, da Alessia, da Beatrix, è stata una ricerca che ci ha messo di fronte, insomma, un profondo rispecchiamento e al contempo anche una profonda alterità rispetto alle persone che, insomma, abbiamo potuto sentire, intervistare, un rispecchiamento di condizioni di lavoro precarie e anche, bisogna dire la verità, di un profondo desiderio di normalità che non riesce a essere, di piccole cose che sarebbero, dovrebbero essere raggiungibili, che invece per questi molte delle persone che abbiamo ascoltato non lo sono. E questo qualche rispecchiamento con la condizione individuale di molti di noi lo ce l'ha, però anche profonda alterità per le tipologie di lavori. Abbiamo cercato di, da questo punto di vista, siamo anche riusciti a avere, come già diceva Roberto, la capacità di incontrare persone che si trovano ad operare in settori molto diversi tra loro, a condizioni molto diverse, età molto diverse, aree geografiche all'interno delle stesse aree nazionali molto diverse. E questa frammentazione ovviamente produce un forte effetto di alterità rispetto a quello che sono le risultati delle interviste. E, ci sono fili conduttori, ci sono dei fili conduttori all'interno delle singole dei singoli casi nazionali e forse anche tra i casi nazionali, anche a onor del vero non abbiamo cercato di andare
eccessivamente nella direzione di una comparazione tra questi, proprio perché non ero una ricerca di natura, che avevo un'ambizione, per me è un'ambizione estremamente scientifica, comparativa, metodologicamente fondata, piuttosto una ricerca che cercava di dare voce. Quindi il nostro principale obiettivo era quello di lasciare in qualche modo piena libertà a lavoratrici e lavoratori di esprimere alcuni loro bisogni, alcuni loro desideri, molte loro paure, insicurezze e anche dolori in qualche modo. E alcuni, davvero, come diceva Alessia, alcuni racconti sono stati abbastanza forti anche per noi da ricevere. Sicuramente, se guardiamo, per riprendere alcuni temi, ce ne sarebbero molti, moltissimi che potremmo discutere, per riprendere alcuni temi che sono già stati in qualche modo accennati o trattati e ricollegare al caso italiano e anche a quello francese, c'è un tema che secondo me è di grande interesse, che emerge con molta forza nel caso francese, perché molti lavoratrici e lavoratori avevano in qualche modo, o una parte consistente, aveva un contratto che era collegato o direttamente di pubblico impiego o collegato al pubblico impiego, e poi c'è anche da dire avevano avuto una maggiore esperienza dalle misure di sostegno contro, diciamo, la recessione pandemica rispetto a lavoratrici e lavoratori italiani. Ecco, quello che emerge nel caso francese, ma poi vi dirò anche perché emerge in quello italiano, è questo forte isomorfismo, diremo, questa forte somiglianza, sempre maggiore somiglianza tra le politiche pubbliche e i meccanismi di mercato. Una somiglianza che conosciamo, un tema molto, molto antico in realtà, un tema che si collega direttamente a quello che, scusatemi, utilizzo qualche termine, un po' proprio, neoliberalizzazione delle nostre nazioni, è iniziato parecchio tempo fa. E da questo punto di vista c'è una forte tendenza a utilizzare le politiche pubbliche come se fossero una prosecuzione dei meccanismi di mercato. E questo ovviamente produce in qualche modo degli effetti anche abbastanza critici. Nel caso italiano, e vi racconto questo aneddoto perché secondo me è piuttosto interessante, che viene dalle interviste, io l'ho visto, l'abbiamo visto, guardando, abbiamo avuto la possibilità di intervistare molti giovani, molto giovani in realtà, giovanissimi, intorno ai 20 anni, che avevano avuto, erano le prime esperienze lavorative in seguito a un passaggio in una delle agenzie di collocamento regionali, in questo caso della Lombardia. E la cosa che davvero emerge da alcune da queste interviste, in particolare una, un ragazzo molto giovane che viene assunto per 2 mesi, se non ricordo male, da un'azienda chimica che si era ritrasformata e produceva sanificatore, scusatemi, detergente per le mani nelle prime fasi della pandemia. Questo ragazzo viene assunto e poi viene immediatamente, in qualche modo, licenziato quando la grande aumento di domanda per i sanificatori per le mani diminuisce, quindi lui viene messo alla porta. E l'agenzia di ricollocamento pubblica non fa una piega, va bene così, e verrà poi rimesso nel sistema, gli verrà dato un altro piccolo lavoro mal pagato, temporaneo, e poi verrà di nuovo estromesso e rimarrà in qualche modo a latere fino al prossimo incarico. Questo in fin dei conti è quello che fa un'agenzia interinale, privata, però la fa un'agenzia pubblica. Allora vedete un caso di isomorfismo tra il pubblico e il privato, sono molto simili nel modo di comportarsi. E questo è abbastanza, come si può dire, è un argomento di riflessione, anche per quello che ci diceva prima Alessia, io concordo pienamente nel distanziamento dalla capacità in qualche modo di rispecchiarsi politicamente come un'entità collettiva. Allora i sindacati hanno avuto e hanno ancora ovviamente largamente questa funzione. Proprio all'interno delle agenzie pubbliche per il collocamento dovrebbe starci un po' di educazione alla condizione, insomma, ai diritti del lavoro, alla capacità di organizzazione collettiva e così via. Eppure alcuno, proprio uno di questi intervistati, che non sembrava nemmeno sapere bene cosa fossero i sindacati, diceva: sì, io quando ho dei problemi vado all'INPS, forse vado all'agenzia per il lavoro, non lo so molto bene. E lui veniva proprio da un'esperienza dell'agenzia pubblica del lavoro. Strano, tutto sommato. Non vorrei tediarvi troppo, quindi cerco di essere il più rapido possibile. Vorrei ancora parlarvi di un'altra cosa che emerge con una certa forza in quasi tutti i nostri casi nazionali e emerge con molta forza nel caso italiano, e qui credo che poi Andrea alle imprese potrà utilmente riprendere questo tema in maniera più analitica. Ed è il tema, in qualche modo, se mi passate il termine, della scomparsa del lavoro. Il lavoro non scompare, tutte le persone che abbiamo intervistato sono lavoratrici e lavoratori che
fanno anche, insomma, sono soggetti anche a una certa quantità di sovralavoro, no? Di un lavoro eccessivamente stancante e avvolgente dal punto di vista della quantità di tempo. Tutti e tutte dicono, insomma, uno dei problemi che si rileva è il cattivo bilanciamento della vita. Però perché dico scomparsa del lavoro? Perché un meccanismo, di nuovo, istituzionale e anche un meccanismo di mercato, sta inducendo la scomparsa del contratto come forma regolare, contratto di dipendente come forma regolare del lavoro, a prescindere che sia tempo determinato o indeterminato o che sia precario o garantito, per usare categorie che non, insomma, garantito non è una categoria che mi appartenga molto, però per capirci il dibattito pubblico si utilizza, scompare proprio la condizione di essere lavoratrici e lavoratori, si diventa imprenditori se stessi, si diventa delle false partite IVA prevalentemente o delle vere partite IVA che però poi sono completamente assoggettate al desiderata, ai tempi, ai modi, agli indicatori di performance di chi le impiega. Allora forse dove siano dei lavoratori autonomi, queste lavoratrici, questi lavoratori, non si vede poi molto. E questo è un problema che si trova nei nostri casi di studio, ecco, in un vasto, non soltanto in un settore come quello, per esempio, delle economie delle piattaforme, del capitalismo delle piattaforme, dove già lo conosciamo, esiste i riders, ma lo troviamo in altri settori dove prima forse non esisteva e sta invece ampliandosi sempre di più. E questo non può che portare ovviamente ulteriori difficoltà organizzative, ulteriori difficoltà anche dal punto di vista simbolico e politico di organizzazione e raggiungere un'identità collettiva. Ultima nota per non essere insomma eccessivamente pessimista, ha ragione Bea quando dice non è tutto nero, altrimenti sarebbe una roba devastante, per fortuna non lo è. Non lo è, io credo che una delle cose che mi sono portato io personalmente a casa da queste interviste è che la solidarietà tra lavoratrici e lavoratori è ancora un fenomeno predominante nel posto di lavoro. Non riesce, credo, a articolarsi, si potrebbe dire così, con la stessa forza come appunto 20, 30, 40, forse anche anni fa, come forma di identità politica, quindi capace di avere un'azione sul piano nazionale o sul piano addirittura settoriale, quindi comincia a perdere proprio quella condizione di essere un controbilanciamento alle esigenze che qualcuno può ritenere legittime o meno legittime del capitale sul lavoro. Ma esiste ancora la solidarietà tra lavoratori e lavoratrici, ed è la cosa che ci dicono un po' tutte. Si atomizza sul posto di lavoro, nel singolo posto di lavoro, nella singola squadra, unità di lavoro, diventa meno capace di grandi resistenze collettive, ma cerca spazi, quegli spazi grigi dove non c'è tanto controllo, dove c'è possibilità di opporre resistenza, lì troviamo la solidarietà che ancora molto chiaramente funziona. Speriamo che da quello possa nascere, scontando i problemi relativi che ci raccontava anche Alessia, il fatto che siamo più individualizzati grazie a causa dello smart working, speriamo che questo possa essere un germe davvero di un ritorno all'entità collettiva. E vi ringrazio. Grazie, grazie a te. Adesso appunto chiamiamo in causa Andrea Lamprese, che ha contribuito alla ricerca, che fa il sindacalista anche su dimensione europea. Andrea, anche te 7-8 minuti. Ma allora, sì, diciamo che io non faccio il sindacalista, mi farebbe molto piacere, ma insegno diritto del lavoro all'Università di Modena e Reggio Emilia. E diciamo, ho partecipato con piacere a questa ricerca scientifica di tipo qualitativo e l'ho letta con piacere, ho contribuito diciamo con un articolo che ha cercato di vedere quali sono le tendenze comuni a questi tre paesi, l'Italia, la Francia e la Germania, dal punto di vista della regolazione lavoristica. E, ovviamente anche oggi, con la nuova fase di uberizzazione, come si chiama, cioè dopo il fordismo e il post-fordismo abbiamo questa nuova fase di accumulazione del capitale, propria del capitalismo del XXI secolo, e ancora una volta, come è successo nel fordismo e nel post-fordismo, ci sono forti pressioni sul diritto del lavoro perché accompagni questi processi, li faciliti,
li razionalizzi, li regolamenti, e quindi diciamo il diritto del lavoro è sotto pressione un'altra volta. Lo è stato nel corso degli anni 80 e 90, quando il diritto del lavoro era sotto pressione perché accompagnasse regolamentasse il postfordismo dei lavori non protetti. Questo fenomeno è evidentissimo in tutti e tre i paesi. Io analizzo l'evoluzione storica della regolazione lavoristica in Germania a partire dalla metà degli anni Ottanta, quando dalla cancellierato di Kohl cominciano questi Employment Promotional Act, che sono tutti segnati da questo concetto di flessibilità e di precarizzazione. La stessa cosa accade negli anni 80, negli anni 90 in Francia, e la stessa cosa in Italia, ovviamente, dove si comincia a parlare di flessibilità già a metà degli anni 80. Negli anni 90 questo processo si intensifica. In Germania assistiamo a partire dal 98 alla gestione socialdemocratica di questa fase di riforme neoliberali del diritto del lavoro. Nel 2003 è già evidente, con l'Agenda 2000, è già evidente il passaggio alla precarizzazione dei rapporti di lavoro, alla manomissione della regolazione dei licenziamenti, e al fenomeno che è identico, si riguarda la Francia e l'Italia, è il fatto che il legislatore comincia a dare al contratto collettivo una nuova funzione, è quella di derogare in peggio la regolazione legislativa. E in questo cuneo in Germania si sono infilati subito i famosi Christian Trade Unions, le sindacati cosiddetti cristiani, che hanno ovviamente hanno fatto accordi legali, perché dentro la regolazione, fino a quando il Tribunale federale tedesco nel 2010 ha dichiarato questi accordi, questa contrattazione di questi sindacati in violazione della legge e legittimi. La Francia e l'Italia hanno avuto gli stessi fenomeni. In Italia abbiamo aperto al lavoro temporaneo, al lavoro interinale cosiddetto, nel 1997 col governo Prodi 1. In Francia il Travail Intérimaire si è sviluppato nello stesso periodo, e in Germania ovviamente il temporary work hanno cominciato a svilupparsi tutti questi utilizzo del lavoro temporaneo per sostituire lavoratori a rotazione, tanto che oggi insieme all'ufficio legale della DGB stiamo portando alcune situazioni, in particolare la DGB e la CGIL stanno insieme portando alcune situazioni che riguardano il lavoro temporaneo, il lavoro interinale, a catena, e cioè in cui i lavoratori vengono sostituiti sullo stesso posto in continuazione, davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Con i colleghi del Reschus della DGB stiamo lavorando su questo dossier da circa un anno e mezzo. Io sì, perché anche tra le cose che faccio è che sono all'ufficio legale della CGIL, e quindi lavoro insieme ai compagni della DGB, dell'ufficio legale della DGB, che sono solidissimi avvocati tedeschi, e insieme all'ufficio legale della CGT. La questione, vado verso le conclusioni di questo primo intervento. Ovviamente quello che più ha toccato, che ha intaccato, oltre alla regolazione del rapporto di lavoro, è le riforme neoliberali,
hanno toccato il punto fondamentale di attacco delle imprese, che è sempre stata la regolazione dei licenziamenti. Questo è cominciato in Germania già a metà, diciamo, negli anni 90, in Italia ha toccato, in Francia ha toccato in parallelo il culmine negli anni 2000, in particolare, diciamo, a partire dal 2012, dove in Francia, a partire dalla presidenza Hollande, 2013, 2015, 2017 con le ordinanze Macron, in Italia a partire dal 2012 con la ministra del lavoro Fornero, che cosa si è fatto? Beh, si è fatto quello che le imprese chiedevano da circa 30 anni in tutti questi paesi, chiedevano che fosse si potesse sapere fin dall'inizio quanto mi costa licenziare una persona. Questo volevano le imprese e questo hanno ottenuto. Hanno ottenuto questo in Francia con le ordinanze Macron nel 2017, che sono ovviamente tutte sub iudice in questo momento anche in Francia. Hanno ottenuto in Italia, perché con il Jobs Act, come sapete, si è proprio stabilito questo meccanismo che però, grazie all'egregio lavoro dell'ufficio legale della CGIL, questo meccanismo automatico per cui io so esattamente quanto mi costa licenziare un lavoratore è stato messo in discussione dalla Corte Costituzionale nel 2018, fortunatamente, per cui oggi le imprese invece non sanno più quanto gli costa licenziare un lavoratore, o almeno lo sanno meno di prima. Ora, che dire su questa parte? Le tendenze sono comuni. Ci sono fenomeni interessanti che abbiamo studiato. In Francia c'è questo delle risoluzioni consensuali collettive, molto interessante, che significa che per ragioni economiche si fanno accordi per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro per ragioni oggettive fuori dalla disciplina del licenziamento. E questo è un istituto che è stato, diciamo, RSSE in Francia, è stato introdotto dalla legge Sapin nel 2013, è stato importato in Italia, ce l'abbiamo anche noi, purtroppo la risoluzione consensuale collettiva è stata introdotta anche in Italia, e su questo ovviamente è un aspetto su cui ci dobbiamo confrontare. Quindi abbiamo queste tendenze comuni che mettono in difficoltà il sindacato. Certo, è dal non anni 90 che al sindacato viene sostanzialmente chiesto di derogare in peggio alla legge, e non si fanno più accordi da almeno gli anni 90, come Sainz, che è stato un mirabile sindacalista e studioso tedesco. Non si fanno più gli accordi acquisitivi. Gli accordi acquisitivi non si fanno più da tantissimo tempo, non è una questione di adesso. Sono accordi di pari pari, o sono accordi che sono in deroga peggiorativa, perché si sono gestite le crisi, le grandi crisi aziendali. Quindi questa, diciamo, questo capitolo è della ricerca. Poi parlerò alla fine, nel secondo passaggio, delle proposte, perché non c'è solo la parte negativa, ci sono anche delle resistenze e delle narrazioni diverse che un gruppi di lavoristi in giro per l'Europa stanno proponendo, e diciamo il dato comune e interessante ovviamente riguarda la gestione del Covid. C'è un aspetto che segnalo per concludere, che ha riguardato la Germania, come sa Heinz, ed è la questione del lavoro nel settore delle carni. E in Germania il settore delle carni, molto famoso per chi si occupa di distacco transnazionale dei lavoratori, perché è uno dei settori più interessati al distacco dei lavoratori, è stato uno dei settori più colpiti dal Covid. Si sono ammalati tutti i lavoratori nel settore delle carni. È stato un massacro. Molta gente ha continuato a lavorare nonostante questo, come già altra parte è successo in Gran Bretagna, ha lavorato pure di nascosto, e alla fine nel 2020 da poco è stata introdotta una legge che obbliga le imprese ad assumere solo lavoratori dipendenti in questo settore. Ecco, questo forse è una piccola nota positiva,
perché voglio dire a coloro che hanno fatto la ricerca sul piano qualitativo, scientifica sul piano qualitativo, certamente non è che le condizioni oggi dei lavoratori nascono dal niente. La condizione di debolezza nascono da 30 anni di deregolamentazione legislativa. Grazie Andrea. Mi scuso perché ti ho collocato sul luogo della battaglia sindacale, non quello appunto giustamente della realtà universitaria. E adesso faccio la stessa cosa però con Heinz, perché lo colloco nel luogo della politica, ma mi permetto di dire che viene dal sindacato. Lui è presidente del Partito della Sinistra Europea, ma è stato un sindacalista, io l'ho conosciuto questa versione. E quindi anche a te, ringraziando, adesso passiamo a coloro che hanno scritto, diciamo commentando la ricerca che abbiamo fatto, e quindi Heinz ci ha regalato questo suo contributo. Tra l'altro ci ha detto che è tornato adesso da Porto, dove c'era questa controvertice organizzato dal blocco di Schierda sulla questione del pilastro sociale. Heinz Birbaum. Prima di tutto grazie per l'invito. Io trovo questa ricerca per quanto riguarda la situazione dei lavoratori e delle lavoratrici interessantissimo. È molto chiaro, risulta chiaramente che durante la pandemia la situazione si è aggravata per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di vita. Si vede anche in tutti i paesi, diciamo la Germania, Italia e Francia, che c'è molto lavoro precario anche in Germania, come ha detto già Beatrice, per quanto riguarda la situazione in Germania, perché molte volte si crede che la situazione è molto meglio in Germania. Dall'un lato sicuramente vero, dall'altro lato abbiamo anche da noi un settore di lavoro precario molto, molto ampio. E quello che risulta chiaramente dalla ricerca è che le già esistenti disuguaglianze si sono aggravate durante la pandemia, anche per quanto riguarda per esempio la differenza tra la situazione delle donne e degli uomini nel lavoro. E quello che mi personalmente ha molto colpito in questa ricerca è che i sindacati non giocano un ruolo importante. Si vede molto chiaro che per quanto riguarda gli interessati c'è una sensibilità per quanto riguarda la solidarietà, c'è questo senso. Però dall'altro lato si deve constatare che i sindacati quasi non c'entrano. Questo mi ha colpito molto, e questo credo che si deve allora fa riflettere questa cosa. Per noi come sinistra europea questa ricerca è molto... Devo dare la parola, non so come... Cosa? Allora. Va bene, allora continuo a parlare. Va bene. Roberto, forse sì, devi... Sì, scusami, è che Musacchio ha un po' di problemi con la tecnologia. Allora Roberto, posso continuare? Sì, prego, prego. Va bene, allora grazie. No, quello che per noi come Sinistra Europea è molto importante è che sì, per quanto riguarda questa ricerca si deve prendere in considerazione questi risultati, e la conseguenza sarebbe di rafforzare le nostre attività per quanto riguarda la dimensione sociale in Europa. Come ha detto Roberto Musacchio, io sono ritornato dal vertice, dal Social Summit Porto la settimana scorsa. Il risultato del vertice ufficiale è stato veramente deludente. C'era solo una dichiarazione senza
come dire, allora direi si fa sempre riferimento al pilastro dei diritti sociali, però non ci sono i diritti vincolanti per quanto riguarda la dimensione sociale. Questo è un grande problema. È stato interessante, più interessante che, rispetto al vertice ufficiale, il vertice sociale che è stato organizzato dalla CES prima del vertice ufficiale, dove si è fatto naturalmente anche riferimento al pilastro dei diritti sociali. Questo pilastro è stato approvato 4 anni fa al Social Summit in Göteborg, 2017, però fino a interessante come dichiarazione, però non ci sono i diritti sociali vincolanti. Per questo la CES e anche altri sindacalisti richiedono di trasformare questo pilastro dei diritti sociali in un protocollo sociale con diritti sociali vincolanti. Credo che questo sia veramente un dovere. Questo è stato anche nel centro del vertice sociale organizzato dalla CES. Dall'altro lato, credo che è stato molto utile di avere questo controvertice organizzato dal blocco di Esquetra in Portogallo, con lo slogan Stop Precarity, Stop Poverty, per fare visibile la dimensione vera dei problemi sociali, il grande problema della povertà, il grande problema del lavoro precario, e chiedere di fare delle azioni veramente reali per quanto riguarda il lavoro precario, perché durante la pandemia la precarizzazione del lavoro si è esteso, e per questo credo che questo deve essere nel centro anche delle nostre attività come sinistra europea. Noi dobbiamo rafforzare la dimensione sociale dello sviluppo europeo. E per questo credo che la ricerca è veramente un punto di riferimento molto importante, molto interessante, e sicuramente noi facciamo delle attività per rafforzare per quanto la dimensione sociale in Europa e anche per quanto riguarda i diritti dei lavoratori. E per questo credo che questa ricerca è veramente molto utile, un punto di partenza. Si deve fare delle azioni, delle attività per migliorare le condizioni di lavoro e di vita. Grazie. No, grazie a te veramente, Heinz, mi scuso con tutti perché, come dice Morea, che sottolinea sempre le mie defaianze, ho avuto un problema, era che cercavo di scrivervi che faremo un secondo giro ma molto più breve, e che sostanzialmente vi avrei chiesto una cosa da fare, che pensate che dovete fare, che si possa fare per affrontare questa situazione. Grazie Heinz, sicuramente questa cosa rimanda molto anche alla realtà dell'Europa, che è una realtà costruita tutta intorno a questa idea della società di mercato, insomma l'economia sociale di mercato, e poi ha messo in discussione sia il welfare che la centralità del lavoro, ma anche l'accesso ai vaccini. Abbiamo visto, insomma, come si fa a cambiarlo. Si parte dai protagonisti, che sono lavoratrici, lavoratori, le persone in carne ed ossa, e questo credo che sia un po' il senso di quello che abbiamo provato a fare anche con questo lavoro. Leonardo Filippi, anche lui giovane, lavora all'EFT, ci ha ospitato, ma noi non ci sentiamo ospiti, ci sentiamo a casa nostra dentro l'EFT, e quindi diciamo, che rapporto c'è tra questa ricerca, il libro, l'attività di l'EFT, le tue tante inchieste sul mondo del lavoro? E, insomma, ecco, ti do la parola. Grazie davvero Roberto, grazie a tutti i contributors che sono, insomma, nel libro, che sono intervenuti prima di me. Io invece la penso diversamente, oltre che un pilastro del nostro settimanale, sei anche un ottimo conduttore, ecco, e mi fa molto piacere appunto collegarmi a quello che tu mi chiedevi, partendo, diciamo, lungi da me voler togliere l'attenzione da questo libro che faccio vedere ancora una volta, visto che bravo.
qua. Mi raccomando, domani in edicola compratelo insieme a Letta. E appunto mi piaceva partire da, insomma, citare brevemente un articolo che esce appunto nel settimanale in edicola domani, che in qualche modo accompagna l'uscita del libro, che poi resterà per un mese a disposizione in edicola e anche online per chi lo vuole comprare online, che è questo articolo di Cesare Damiano che si intitola Uno stillicidio intollerabile. Ecco, io credo sia un articolo molto, molto importante anche dal peso politico decisivo, perché ci racconta, partendo dai dati dall'Osservatorio Welfare e Lavoro che lui coordina, un dato veramente, veramente allarmante: il fatto che nel trimestre da gennaio a marzo del 2021 c'è stato un aumento dell'11% di infortuni sul lavoro, di morti sul lavoro, e spiega attraverso i numeri questo approfondimento come questo aumento non sia legato, come si potrebbe pensare, alla ripartenza economica, perciò le persone che entrano, ritornano in qualche modo in fabbrica, nei luoghi di lavoro, e neanche alle morti legate al Covid. Ecco. Questo dato cosa ci fa pensare? Che presumibilmente questa ripartenza, in questa ripartenza si è stata molta attenzione a una crescita di cui tutti aspettiamo un ritorno, ma invece c'è pochissima attenzione alla sicurezza, oltre che, per carità, anche alla sicurezza sul lavoro. Ecco, è un dato veramente importante e vi invito appunto a leggere questa inchiesta, che argomenta meglio di come sto facendo io perché appunto questo numero è così decisivo. E tutti noi, insomma, abbiamo chiaro sotto gli occhi il caso di Luana D'Orazio, morta appunto a 22 anni a Prato 10 giorni fa, inghiottita da un orditoio in una fabbrica tessile, ma non è l'unico caso di morte sul lavoro che insomma ha funestato questi ultimi giorni. Appunto Marco Rovelli su Left ci invita a non dimenticare tutti questi casi, a convertirli, a riscattare in qualche modo la loro morte attraverso la lotta politica. E però per poter fare questa lotta politica è indispensabile capire il contesto in cui sono avvenute queste morti, e per capire il contesto è indispensabile leggere questo libro, Le voci del lavoro ai tempi della pandemia. Già chi ha parlato prima di me ha detto moltissime cose, io aggiungo solo pochi elementi. Sono d'accordissimo con Alessia che uno dei pregi di questo libro è proprio il fatto di essere godibile, perché ci restituisce dei ritratti di umanità al lavoro in cui sfido chiunque a non riconoscersi almeno in alcuni tratti, almeno in alcune posture, almeno in alcune abitudini. Perché, come diceva Edoardo prima di me, in evidenza ci sono le esigenze, i bisogni, i desideri, le paure e i dolori delle persone. E i due elementi che però volevo aggiungere è che in questo libro, già un po' è stato detto anche da Heinz, emerge la solidarietà, anche la politicità dei lavoratori e delle lavoratrici intervistate, ma anche un senso, come dire, di atomizzazione, non vorrei dire di solitudine, però, come dire, di difficoltà di fare rete e nell'unirsi insieme per rivendicare i propri diritti sul luogo di lavoro. In qualche modo l'assenza del sindacato è un po' un fil rouge che purtroppo lega le interviste che potete leggere in questo libro. E, tra l'altro, una mancanza di solidarietà, di comunicazione, di rete, che invece non caratterizza invece la classe dominante, la classe imprenditoriale, che invece, come ci spiegava il professor Allamprese, nella propria lotta di classe dall'alto dialoga, comunica, scambia informazioni, prende esempio da uno stato all'altro, no? non hanno problemi a imitare le pratiche, come dire, di lotta dall'alto, di classe dall'alto, da uno stato all'altro. E l'altro elemento che ho notato è che manca, c'è anche una difficoltà nel conoscere i propri diritti, nel capire quali sono gli elementi su cui fare leva per poter avere una progressione di benessere sul proprio luogo di lavoro. E io credo che appunto Left possa, il lavoro fatto insieme a Transform vada un po' in questa direzione, ha questa ambizione, quello di ricostruire, oltre che fare informazione, quello anche di ricostruire una rete di lavoratori e lavoratrici che si riconoscono in delle idee di sinistra più larghe possibili, ma anche più radicali possibili. C'è bisogno di fare rete. Left, in quanto casa delle sinistre, secondo me in questo momento è utile
anche per questo, per costruire questo tipo di rete per la difesa dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Credo che un pregio di questo libro, anche nel numero di lettere trovate in edicola, è che non produce conoscenza effimera, metafisica, sociologica, ma produce conoscenza utile, che si può spendere anche, come dire, sul luogo di lavoro per produrre lotte reali, lotte concrete. Peraltro, appunto, credo che, come dire, questo libro, come dire, più di altri, sia veramente un grimaldello che può, come dire, arricchire una casetta degli attrezzi dei lavoratori, proprio appunto da portare in qualche modo ogni giorno, come dire, al proprio luogo di lavoro. E tra l'altro, aggiungo solo un'ultima cosa, questo libro toglie anche un po' un alibi ad alcuni, per fortuna molto pochi rispetto ai tanti lettori e lettrici di Left, alcune persone che incontriamo sui social, che spesso rimproverano a Left, ma più in generale anche alla sinistra di oggi, di essere, come dire, petalosa, no? Di interessarsi spesso ai diritti civili, dell'immigrazione, ma non di lavoro. Ecco, se mai ci fosse bisogno di smentire questo punto di vista, tra l'altro ammesso e non concesso che diritti civili e diritti sociali non si possono conquistare insieme, cosa che invece noi pensiamo, ecco, però questo libro è un elemento basilare che ci servirà anche, no, come dire, ancora di più per smentire questi pregiudizi nei confronti della sinistra che ci piace, la sinistra che vogliamo costruire, e, come dire, sarà utile anche, lo commenteremo anche nei social con la copertina, no, per andare anche magari a far capire quanto invece il tema del lavoro è centrale nella produzione culturale di Left e anche di Transform. Ecco, io ringrazio davvero tutte e tutti e spero di non essere andato troppo fuori tema, e grazie per il lavoro che avete fatto. Grazie a te, Leonardo. L'ultimo ringraziamento a Francesca Fornario, che non poteva essere con noi e che ha scritto però un pezzo molto bello, si chiama Ascensore per l'inferno. Ascensore sociale è una delle cose che chi c'ha l'età nostra se lo ricorda, diciamo che il lavoro poteva essere un ascensore sociale e invece lei ci spiega come troppo spesso diventa un ascensore per l'inferno. Allora, avevo cercato di scrivervi questa cosa, un brevissimo secondo giro, nello stesso ordine, se siamo d'accordo, e poi ci salutiamo. Roberto Morea. Sì, veramente velocissimo. Io penso che, insomma, questo è, come dice Heinz, è soltanto lo spunto per un lavoro che deve essere sicuramente approfondito e soprattutto per la ricerca di un'identità collettiva smarrita. Quello che è evidente è che la carenza, l'incapacità del mondo del lavoro di viversi e di sentirsi come corpo collettivo ci ha consegnato una resa davanti ai processi del neoliberismo che ci trova un po' disarmati. E noi siamo di fronte a una vicenda, quella del Covid, che se da un lato ha costruito un po' una barriera, un prima e un dopo, il rischio di trovarsi un dopo peggiore è tutto evidente, cioè tra qualche mese scadranno i contratti, la regola, il blocco dei licenziamenti. Noi ci troveremo di fronte a una questione sociale veramente seria, credo. E quindi è bene che la sinistra cominci, non ha ammesso che abbia mai smesso, però, insomma, che affondi tutto quel corpo che può trovare delle risposte per essere capace a rappresentare questo mondo che abbiamo così bene attraverso Beatriz, Edo e Nathan raccontato attraverso le interviste. Grazie. Grazie Roberto, più che un impegno. L'ordine che avevo dato prima è Beatriz. Se c'è ancora, perché non la vedo più. Sì, io ci sono, ecco. Qua, ma mi sa che prima, nel primo giro, Alessia ha parlato prima di me, quindi magari anche lei sì, questa sì. Non la vuole fare lei. Brava, brava, brava. Si vede la diversità di età, nel senso che io ho cominciato a fare confusione, non solo tecnologica, ma anche cronologica. Alessia. Grazie Beatrice, grazie Roberto.
Diciamo che appunto dici che cosa potremmo fare, qualcosa di concreto. Forse potremmo cambiare, potremmo iniziare a pensare di cambiare, di fare qualcosa di diverso, perché forse c'è qualcosa che finora non ha funzionato, comunque ha smesso a un certo punto di funzionare. Quindi forse questa rivoluzione di cui parlavamo prima possiamo provare a iniziare a immaginarcela, iniziandoci a chiedere cosa ha funzionato e cosa no, e cosa potremmo fare per uscire appunto migliori da questa pandemia, visto che ancora c'è una piccola speranza. Roberto diceva appunto, Morea diceva, la situazione non è rosea per niente, assolutamente, ma abbiamo ancora un margine, diciamo, perché purtroppo non siamo ancora fuori. Quindi sfruttiamo questo tempo che ci rimane per fare quello che ci auguravamo avremmo fatto all'inizio della pandemia, quando dicevamo che ne saremmo usciti migliori. Ecco, abbiamo ancora una speranza e una possibilità, quindi ecco, partire da questo libro potrebbe essere proprio lo spunto per riflettere dove vogliamo andare e cosa vogliamo fare in questo senso. Grazie Alessia. Adesso Beatrix, se ho sbaglio di nuovo, no? No. Grazie, sì. Io vorrei adesso approfondire sul ruolo che hanno i sindacati da giocare qua. Vorrei parlare attraverso i lavoratori e lavoratrici che ho intervistato, e loro mi dicevano, alcuni dicevano non ne ho bisogno di sindacati, ma spesso sono quelli che non sono in rapporti di lavoro precarizzati, quindi sentivano che già le loro condizioni di lavoro erano abbastanza buone, quindi non avevano bisogno di sindacati. Poi c'erano un altro gruppo di lavoratori e lavoratrici che dicevano io forse avrei bisogno ma non saprei come avvicinarmi a loro. E i motivi che loro davano sono diversi, alcuni dicevano è una questione di lingua, io non parlo il tedesco, quindi come faccio, nel caso dei lavoratori e lavoratrici migranti, come faccio ad avvicinarmi a loro? Alcuni mi dicevano io ho 2, 3, 4 lavori contemporaneamente, dove trovo il tempo ad andare a fare un appuntamento e parlare con il sindacato X? Poi altri mi dicevano io non saprei come iniziare, non saprei come avvicinarmi, non ho i contatti, non conosco le persone, magari sono nuova in questa piccola città appena trasferita, non conosco nessuno, non ho amici, come faccio ad avvicinarmi, no? E io penso che, e poi c'è un altro argomento che è importante, che mi diceva una lavoratrice migrante, mi diceva io ho paura, ma non ho paura del mio impiegatore, ho paura della legge qua in Germania. Io ho un permesso di lavoro qua, e se faccio casino, mi diceva, io non so se magari mi possono cacciare, mi possono fare ritornare nel paese di dove io vengo. E quindi questa precarietà, ma non nel senso lavorale, ma nel senso di legale, no? Dello status migratorio, è anche un deterrente per tante persone all'ora di mobilizzarsi e cercare supporto dal sindacato, dai sindacati. Quindi io penso che Alessia ha già dato prima un indizio su cosa c'è da fare, e anche alcuni intervistati parlano sullo stesso. Magari i sindacati si devono reinventare, devono magari diventare più presenti nel dia a dia, nel giorno a giorno, scusate, delle persone, devono essere più presenti nella comunità a livello locale, non essere questa istituzione lontana dalla realtà quotidiana della maggior parte, della maggioranza dei lavoratori e delle lavoratrici, ma stare più presenti. Quindi non aspettare che magari sono i lavoratori che vanno da loro, ma venire loro dai lavoratori, e anche riconoscere ed essere aperti e sensibili ai cambiamenti che stanno occorrendo nel mondo del lavoro. E capire che appunto se una persona ha 4 lavori da fare contemporaneamente, magari non, gli orari di ufficio che loro propongono non vanno per questo tipo di lavoratore. Queste sono magari alcune delle soluzioni che io, per quello che ho sentito nell'intervista che ho fatto, e per quello anche che hanno, per i risultati che hanno offerto ricercatrici e ricercatori negli altri paesi di questo libro, di questo progetto, sarebbe da fare, no? Grazie Beatrix. Del resto voi siete andati dai lavoratori, noi diciamo come ricerca, ma voi come ricercatori, quindi i lavoratori se li cerchi li trovi. Edoardo. Sì, grazie. Beh, io non ho in realtà soluzioni e temo che qualsiasi cosa, insomma, potessi inventarmi, dire, direi una sciocchezza, quindi preferisco anch'io in realtà
oltre a concordare con quello che sto detto prima di me, sono cose estremamente importanti, la riorganizzazione, una riorganizzazione profonda del modo in cui il sindacato, quindi l'organizzazione collettiva del lavoro, funziona, è presente nella vita dei lavoratori, questo è assolutamente fondamentale. Io da per mio non voglio aggiungere molto a questo, che trovo una prescrizione, un corso d'azione molto importante. Qualcos'altro, però, con questo si raggiungo partendo dalla voce dei lavoratrici e lavoratori, ricordo bene la conclusione di un'intervista con un lavoratore, tra l'altro egli stesso, una falsa parità, ma sostanzialmente, che diceva: io non so bene cosa si debba fare, questo lavoratore diceva, so che bisogna un po', quello che vorrei è che si ricostruisse una cultura di classe che va oltre l'organizzazione, io credo che questo sia molto importante, va oltre l'organizzazione del lavoro in forma diretta, fondamentale, importantissima, ma senza una cultura di classe, che vuol dire proprio una cultura del lavoro, non è del dover lavorare, ma dei lavoratori come una classe autonoma, come diceva Gramsci, un'altra classe, come l'altra classe che è la maggioritaria, che è quella che ha le sue forme culturali, delle sue forme di consumo diverse da quelle che ci propone il capitalismo, ha delle sue forme di intrattenimento, delle sue forme di letteratura, di poesia, di arte e così via. Una vera e propria autonomia, questa classe, che la mette in contrapposizione, antagonistica, questo non ci deve spaventare, non credo non sia neanche un tabù capircelo tra noi e anche ad altri, antagonistica con un'altra classe che sta sopra. E per concludere, ecco, un altro lavoratore dava un principio possibile di questa unità di classe, che va oltre i settori, va oltre le professioni, va oltre i contratti. Diceva: guardate, c'è una cosa importante, noi siamo sulla stessa barca, ci dicono in questa crisi che siamo tutti sulla stessa barca, no, noi lavoratrici e lavoratori siamo sulla stessa barca, gli altri sono solo al loro yacht, noi siamo sulla stessa barca. Qual è il principio che ci dava questo lavoratore? Che il tempo che abbiamo nella nostra vita è limitatissimo ed è assolutamente inquantificabile. Il capitale lo quantifica in denaro. Noi questa cosa la possiamo spezzare rendendolo non quantificato in moneta, o cercando di andare oltre quella quantificazione. E credo che questo sia un suggerimento davvero potente che ci dava questo lavoratore. E vi ringrazio. Grazie, Edoardo. Andrea. Sì, nelle conclusioni del capitolo curato analizzo in quale misura il diritto del lavoro possa frenare, combattere le tendenze di cui ho parlato nel primo intervento, cioè le tendenze che sono quelle di precarizzazione, indebolimento dei sindacati ovviamente il neoliberismo applicato al diritto del lavoro e come il diritto del lavoro possa influenzare il paradigma della regolamentazione economica e sociale. Ovviamente sappiamo adesso che l'ultima frontiera della precarietà multiforme che abbiamo visto all'opera da 35 anni è quella nell'ambito della gig economy, le piattaforme digitali che diventeranno sempre di più lo strumento di organizzazione delle imprese nei prossimi 30 anni, consentono lo spezzettamento del lavoro in micro compiti offerti ad una folla di potenziali prestatori di lavoro che vengono, diciamo, svolti da chi è disponibile di volta in volta. Stiamo parlando di rapporti di lavoro di durate di pochi minuti. Tutto questo come lo organizzi? Questa è ovviamente la grande questione che poi io ovviamente in qualche modo passo a Heinz, che conosce bene il mondo sindacale. Nell'ultimo capitolo, dopo aver parlato delle tendenze perniciose del mondo del lavoro, parlo però anche di narrazioni alternative, di resistenze. L'ho già fatto in altre occasioni, ne abbiamo parlato a Lisbona nella conferenza di Transport Europe nel 2018, abbiamo continuato come gruppo di lavoro di Transport Europe a occuparcene negli ultimi 3 anni. Ci sono delle proposte di rifondazione delle tutele del mondo del lavoro in campo che vengono da sinistra, vengono da gruppi di lavoro, di compagne e compagni che fanno riferimento alla sinistra radicale e al sindacato.
Le proposte sono tre. La prima proposta è quella che propone la CGIL e le Comisiones Obreras in Spagna con il loro nuovo statuto dei lavoratori che stanno discutendo con Yolanda Díaz. Ed è quella di dire: finora il diritto del lavoro è stato il diritto dei lavoratori subordinati, punto. I lavoratori autonomi o collaboratori non hanno tutele. Stabiliamo da ora in poi che ci sono dei diritti fondamentali, universali, che riguardano tutte e tutti i lavoratori, a prescindere dal fatto che sono subordinati o sono autonomi. La seconda proposta è quella dei compagni francesi che hanno lavorato, un gruppo di 40 giuristi, compagni e compagni di varie università francesi che hanno lavorato insieme alla CGT e ad altre organizzazioni come Solidaire e Force Ouvrière. Questi compagni propongono di rifondare il diritto del lavoro sulla base del concetto di dipendenza economica, quindi un concetto che va al di là, complementare a quello di subordinazione, cioè di sottoposizione al potere direttivo del datore di lavoro, che sappiamo che non funziona più, e perché il lavoro non è più così, pensiamo solo che si svolge a distanza. Quindi questo concetto di dipendenza economica è proprio forgiato e vuole rispondere e pensato al problema dell'uberizzazione del lavoro e del capitalismo delle piattaforme, cioè si tratta di estendere l'area del lavoro dipendente e le tutele al numero maggior possibile di lavoratrici e lavoratori. La terza proposta è la più radicale, è una proposta che viene dal Partito Laburista, da un gruppo di compagni e compagni che lavorano in Gran Bretagna, Keith Ewing, Nicola Gonturis e il compagno John Handy, l'avvocato di tutte le cause dei lavoratori inglesi. Questi compagni propongono di rifondare le tutele, il diritto del lavoro, sul concetto di rapporto di lavoro avente ad oggetto una prestazione prevalentemente personale. Cioè chi fa un lavoro prevalentemente personale, indipendentemente dal fatto che sia un lavoratore, subordinato o autonomo, che sia un lavoratore che viene sostituito, come accade in tutte le situazioni dei RAI in Gran Bretagna, cioè che hanno il diritto di farsi sostituire da un altro, ok? Tutte le cause sui lavoratori inglesi sono state con Deliveroo, con Uber e fino all'ultima con Uber, sono tutte cause che nascono dal fatto che questi lavoratori reclamano la condizione di lavoro subordinato e purtroppo non la ottengono, cioè le tutele non la ottengono, come non l'hanno ottenuta, benché purtroppo i giornalisti anche in Italia sostengono il contrario, mi dispiace questa cosa, che non l'hanno ottenuta nemmeno davanti alla Corte Suprema, purtroppo. Hanno trovato una condizione che è paragonabile ai nostri collaboratori coordinati e continuativi, cioè praticamente zero, quasi zero. Quindi io credo, concludo, che compito della sinistra europea è quello di fare incontrare questi gruppi di lavoro che si parlano da ormai 4 anni, farli incontrare insieme al sindacato, offrire un luogo, uno spazio di elaborazione collettiva che porti alla costruzione di uno statuto dei lavoratori a livello europeo, di lavoratori e lavoratrici a livello europeo, e che ovviamente si occupi anche del grande questione della previdenza e del non lavoro, e cioè quindi della grande questione del reddito di cittadinanza. Io, come c'è anche Heinz oggi, mi permetto di sollecitare ancora una volta, come ho fatto a Lisbona, come ho continuato a fare con i compagni di Transport Europe, di farsi tramite di questo lavoro, che è di più della questione dei platform workers, Heinz. Noi sappiamo che in questo momento abbiamo una deputata dell'Eurogruppo, Leila Scheibi, che ha fatto una proposta interessante. A questa proposta hanno contribuito anche alcune compagne e compagni di questi gruppi di lavoro, ma questa proposta è parziale, riguarda un pezzetto di questo mondo, riguarda i rider, riguarda i ciclofattorini di Parigi o di Milano o di Modena o di Madrid. Noi abbiamo bisogno di ripensare il sistema di tutele
perché si dia alle persone in carne e ossa delle condizioni di vita dignitose, cosa che purtroppo non è più da tanto tempo e non è una questione che dipende solo dal sindacato, che è fragile in tutto il mondo. Il sindacato si deve ripensare, il sindacato in Italia, del resto, Maurizio Landini ha parlato di sindacato di strada, e quindi ci auguriamo che, come dice Beatrice, il sindacato diventi sindacato di strada. Grazie. No, grazie a te veramente, perché così questo nostro incontro, oltre a presentare un libro, diventa proprio un incontro di lavoro. A questo punto non faccio altro che passare le domande ad Heinz Bilbao. Grazie Andrea, io accetto molto volentieri l'invito di incontrare questi gruppi di lavoro, perché ho già detto che questa ricerca per me è un punto di partenza, è un punto di riferimento per rafforzare le nostre attività per quanto riguarda i diritti dei lavoratori. Credo che sia molto importante questa cosa. E io sono anche d'accordo di fare, diciamo, uno statuto del lavoro a livello europeo, perché quello che abbiamo adesso, ci ha detto, questo pilastro dei diritti sociali è solo una dichiarazione e non serve molto, è sicuramente un punto di riferimento, però non è sufficiente, non basta. E per questo dobbiamo rafforzare le nostre attività. E lo facciamo perché vediamo nel centro delle nostre attività la dimensione sociale, anche per quanto riguarda il grande problema della trasformazione ecologico-sociale, dove direi l'aspetto sociale è importantissimo. E per questo noi abbiamo adesso come sinistra europea un rapporto migliore per quanto riguarda i sindacati europei. Noi sappiamo tutti che diciamo, i sindacati europei sono certamente nelle loro attività limitate, però dall'altro lato credo che dobbiamo rafforzare veramente i sindacati anche sul livello europeo. Io personalmente sono anche membro del gruppo di questa rete dei sindacalisti di sinistra che si chiama Trade Unionist Network Europe, e noi facciamo una conferenza il 2 di giugno dedicato alla situazione dei platform workers, dei lavoratori sulla piattaforma. E questo credo che sia importante, e per questo direi io sono d'accordissimo di rafforzare le nostre attività per quanto riguarda i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. È molto importante, perché abbiamo una situazione veramente molto drammatica anche per quanto riguarda il mercato di lavoro, perché il mercato del lavoro è molto frammentato anche come conseguenza delle riforme neoliberiste del mercato di lavoro. Per questo noi dobbiamo combattere queste riforme neoliberiste verso veramente uno statuto del lavoro vincolante sul livello europeo. E questo credo che è molto importante, che tutti noi che siamo impegnati per quanto riguarda i diritti dei lavoratori di cooperare. E per questo credo ancora una volta questo libro è veramente molto importante, è un punto di riferimento, un punto di partenza per rafforzare le nostre attività per quanto riguarda la dimensione sociale d'Europa. Grazie moltissimo Heinz. Leonardo, rifai vedere il libro, perché sono stato strillato che non so che ho fatto, che prima, per cui non si è visto. No, perché praticamente per poterlo far vedere bisogna che io parli, perché perciò io adesso parlerò un po' a vanvera. No, scherzo. Comunque almeno ecco, facciamo vedere veramente il libro illustrato da Fabio Magnasciutti, eccolo qua, in edicola da domani.
Adesso però dici anche un po' di cose, insomma, che prenditi un impegno, dai. Io appunto, io a me, io stavo ragionando appunto, insomma, al di là del, insomma, degli elementi appunto di lotta politica e appunto di, e dello Stato, un po' delle, appunto, delle emozioni che sono anche state avanzate nei vari paesi europei e nel Parlamento europeo, di cui sei parlatore, che sono cose importantissime. Io volevo partire anche da una cosa che mi è successa oggi che mi ha fatto un po' riflettere anche sull'utilità di questo libro e del lavoro che avete fatto. Stamattina mi sono trovato ad un picchetto antisfratti organizzato dalla campagna Rent Strike di Roma, che sta facendo un lavoro insomma importantissimo, fondamentale nel tutelare le persone che si trovano dopo questa crisi pandemica senza, appunto, a rischio di essere sfrattate, perché magari appunto la crisi, la situazione di difficoltà economica è stata esacerbata da questa fase così particolare, perciò spesso insomma questo allarme, no, quanto riguarda l'emergenza casa, ne abbiamo parlato anche su Left, è un tema sicuramente attualissimo e che affligge le città, le metropoli in particolare italiane. Ecco, e questo episodio appunto mi ha fatto, che è appunto di una persona che rischiava di perdere casa vicino a, nel mio quartiere, vicino a casa mia, mi ha fatto anche pensare su come forse questa fase di pandemia, in cui le relazioni sociali più tradizionali legate al vicinato, legate al faccia a faccia, all'incontrarsi nei quartieri, nei luoghi di lavoro, ecco, come il fatto che queste relazioni sono state sostituite dai social sia stato un problema importante, perché le interazioni che si hanno sui social non possono sostituire quelle della vita di tutti i giorni, perché, come dire, stare nella propria bolla, come si dice, no, in gergo, cioè comunicare con solo le persone che si hanno su Facebook, sui social, così, ti impedisce di renderti veramente conto di quello, spesso di quello che succede intorno a te, e come dire, ci impedisce di capire che a volte i problemi sono, come dire, dietro l'angolo, sono a fianco a casa, sono diversi da quelli, sono più grandi, diversi da quelli che invece magari di cui si parla sempre con le persone che più si ha affinità o che si è amico. E secondo me, proprio perché ascoltarsi è il primo passo per empatizzare ed attivarsi, questo libro e Left ogni settimana in edicola fanno questo tipo di lavoro, cioè raccolgono la voce dei lavoratori e delle lavoratrici che si trovano in difficoltà, raccolgono la voce dei precari e delle precarie, le mettono in interrelazione tra di loro, permettono alle persone di riconoscersi appunto nei problemi degli altri e anche di conoscersi e di fare rete. E credo che sia un elemento imprescindibile, ci si può attivare solo se ci si conosce l'un l'altro e ci si identifica l'un l'altro. E questo è il lavoro che appunto ha fatto Trasform, un libro che facciamo su Left, e credo che questo ci suggerisca anche, e qua so di essere un po' partigiano, perciò probabilmente verrò accusato di essere un difensore della propria casta, diciamo, professionale, però credo anche che il lavoro che ha fatto Trasform e che fa Left ogni settimana in edicola non possa mai essere sostituito dai social, dalla comunicazione, no, come dire, disintermediata, proprio per questo, perché il lavoro genuino, partigiano, di andare a raccogliere e mettere insieme queste voci con un atteggiamento del tutto parziale, nel senso dalla parte delle classi subalterne, dei più deboli, è un lavoro che ha bisogno di essere fatto da, come dire, in prima persona, e Left lo fa ogni settimana in edicola. Credo sia un elemento, come dire, di un riconoscimento che questo libro ci permette di avere in modo ancora più forte, e questo libro stesso ci porta a lavorare ancora più concretamente in questa direzione. Ecco. Bene, credo che posso salutare tutte e tutti. Grazie, sono venuti fuori moltissimi spunti. Il primo di domani comprare Left e il libro, gli altri è quelli di continuare a diffonderlo e soprattutto a farne un'occasione di incontro di persone, si può anche regalare e fare due chiacchiere appunto sulla propria vita. Abbiamo sentito anche linguaggi diversi, che è interessante aver mischiato in questa maniera, e anche molte proposte. Dico subito ad Heinz che chiederemo anche al Partito della Sinistra Europea di fare una discussione in quella sede della nostra ricerca, che esiste anche in una versione inglese, più strettamente legata proprio al lavoro delle domande e delle risposte, che invece è stato trasformato poi in un libro nella formula con cui esce sul Left. Grazie veramente a tutte e tutti. Dai Roberto, di una cosa a te, perché se non finisci te, secondo me non finiamo. Ti vedo che stai lì, che c'hai bisogno di finire.
No, sei stato bravissimo, io vorrei farti un applauso a scena aperta per come hai condotto, e un applauso chiaramente va soprattutto a Beatriz, a Edo e a Lamprese che con noi hanno e con Nathan hanno realizzato questa ricerca veramente importante, e permettetemi anche di ringraziare Alessia per lo straordinario lavoro che ha fatto di rimessa in moto di un testo per niente facile, e poi soprattutto a ringraziare Left per averci dato l'opportunità di entrare nelle vostre case anche in forma cartacea, non soltanto virtuale. Quindi, grazie ancora a tutte e a tutti, e grazie a Roberto Cacchio. Grazie. Chiudi te, perché se no io faccio saltare per aria qualche cosa della rete internet. ciao Heinz, grazie ancora per aver partecipato, e ci vediamo sicuramente martedì. Speriamo anche di persona più presto possibile. Certo, speriamo veramente. Ciao. Siamo sicuri, ciao, l'impegno. Ciao a tutti. Ciao.